Sarà pubblicato dalla Regione Abruzzo il progetto speciale territoriale Costa dei Trabocchi, oggi dal Comune di Vasto un incontro con le associazioni per chiedere di partecipare e quindi di proporre delle osservazioni. Di che cosa si tratta? Di questa programmazione cos'è? Ma intanto un ringraziamento a Regione Abruzzo, all'assessore Campitelli, al Dipartimento, quindi al dirigente Pierpaolo Pescara e tutta la sua squadra, all'architetto Cipressi, che è il tecnico incaricato, perché dopo una lunga interlocuzione con i comuni e la provincia di Chieti nasce il piano speciale territoriale, che ha naturalmente tra le finalità importanti quelle di difendere il tratto della Via Verde Costa dei Trabocchi, quindi regolamentare questo tratto. Via Verde Costa dei Trabocchi, che è la più grande attrazione che su cui abbiamo scommesso e abbiamo costruito, diciamo, una vicenda di storia, di cultura, di preservazione, di lotta alle cementificazioni selvagge, eccetera, eccetera, è un tratto che in realtà non aveva una pianificazione di massima. Questa pianificazione porta quindi a tutta una serie di diritti, doveri, principi, criteri che vengono inseriti. Domani sarà pubblico questa legge, il piano speciale territoriale della Via Verde Costa dei Trabocchi, sul sito del comune sarà pubblicato naturalmente sul sito della Regione Abruzzo che ha legiferato. Ho riunito le associazioni e i cittadini in diretta Facebook affinché, se ci fossero dei suggerimenti da fare, dei consigli da dare e così via discorrendo, si può unitamente al comune aggregare queste osservazioni nei termini di 60 giorni da domani e farle in maniera serena, trasparente e corretta. Quindi è un processo, diciamo, decisionale di coinvolgimento che di solito facciamo come comune e che abbiamo anche in questa ipotesi molto importante di fare con tutti i portatori di interessi, soprattutto di sensibilità ambientali, che possono naturalmente aggregare anche la loro storia, la loro esperienza, la loro conoscenza a una legge. Una legge che naturalmente può essere cambiata in futuro, ma che è bene oggi considerare anche dal punto di vista delle osservazioni, quindi dare dei consigli alla regione che possono essere sposati anche dal comune e suggeriti alla regione stessa. Ma quali sono in concreto le possibilità? Le possibilità sono quelle di avere una Costa dei Trabocchi che sarà libera da eventuali speculazioni, eventuali problemi di edificazione selvaggia, quindi preservare quei tratti che, grazie a Dio, sono rimasti liberi da cemento, da case, da ville, da quant'altro, preservarli per rendere finalmente inedificabili e ragionare sul futuro. Questa è la prima cosa. Naturalmente è una legge che ci consente di parlare di una riserva vera e propria che deve essere utilizzata per andare in bicicletta o andare a piedi. È inconcepibile, è impossibile, ma sarà nostro dovere reprimere con forza e vigore qualsiasi passaggio indisciplinato con mezzi o con macchine che non sono assolutamente giustificati o giustificabili, anche perché abbiamo speso milioni di euro per realizzare la Verde Costa dei Trabocchi, abbiamo fatto centinaia di battaglie scendendo nelle piazze, nei territori, sensibilizzando al massimo questa vicenda. Oggi abbiamo anche una legge di tutela, quindi più di questo credo che il nostro dovere non si poteva fare. Ecco. Ma quindi no alla cementificazione, ma che cos'è che può essere realizzato? E può essere nei limiti della normativa, su domanda, istanza che poi deve essere fatta ai comuni, laddove c'è una forma di, naturalmente, di pianificazione a monte del comune o della provincia, possono essere fatte delle prese in considerazione, ad esempio rispetto alle attività esistenti, delle occupazioni temporanee per, non so, se c'è un ristorante che già preesisteva, per aggregare tavole e sedie all'aperto. Può essere rispetto alla casa già esistente, che vede a suo fianco un pezzo di terreno in concessione, presa in considerazione la domanda per mettere magari tavole e sedie per la propria famiglia, cioè sono quelle forme di temporaneità già preesistenti che hanno, diciamo, una compatibilità ambientale, ecco, un destino ecosostenibile rispetto alle loro esigenze. Naturalmente non è tanto ciò che si può fare, è ciò che non si può fare, cioè non si può fare speculazione, punto.